Praticamente mi state dicendo che vinciamo lo scudetto. Vinciamo lo scudetto, tutto chiaro, va bene così, vinciamo lo scudetto, va bene, me lo accollo lo scudetto quest'anno, me lo accollo, va bene, per me ci può stare, per me lo possiamo, va bene, matematicamente possibile, vinciamo, c'è tre partite, le altre perdono tutte quante, va bene, pareggiano tutte quante, a parte le cacate. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova esecuzione, in questa nuova dimostrazione di superiorità imbarazzante da parte del Napoli nei confronti di una squadra indecente, perché è una squadra indecente, una squadra che non può scendere in Serie A, in campo in Serie A in queste condizioni, perché è un qualcosa di indegno il Sassuolo, ragazzi, parliamoci in maniera molto chiara, un qualcosa di veramente indegno. E il Napoli non ha finito, il Napoli non ha finito, dicevo, Sassuolo-Napoli al momento 1-6, minuto 85-14, il Napoli è ancora affamato, il Napoli vuole ancora fare gol, il Napoli non si ferma ed è giusto così. E a prescindere, nonostante un avversario che non si può commentare, quello che si può commentare è il Napoli che è sceso in campo per la prima volta in questa stagione, per la prima volta in questa stagione, non voglio sentire nessun'altra partita, nessun altro esempio, con delle idee chiare, consapevole di quello che deve fare in mezzo al campo, giocando a pallone, trame di passaggio, trame di gioco belle, linee di passaggio sempre libere, occupazione degli half spaces, siamo addirittura a sfruttarli questi spazi di mezzo, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Nel frattempo Zielo, occhio, brutta questa, Jan Baffo settimo, penso che abbiamo fatto in questa partita più gol di tutta la gestione Mazzarri. Penso che abbia fatto in questa partita più trame, più azioni, ma azioni sensate, azioni vere, più azioni vere, reali, di pallone in questa partita qua che in tutta la stagione. Io Ruan Tresoldi invece non riesco neanche a commentarlo. Victor Osimhen è un qualcosa di semplicemente meraviglioso, fa quello che vuole lui. È tornato, quanti gol ha fatto? 5 gol in 3 partite. Ci ha fatti 5 gol in 3 partite questo. Impressionante, è entrato Nathan, è entrato Den Donker, è entrato Raspadori alla destra, è entrato, chi altro è entrato? È entrato il Ciolito Simeone ed è entrato pure qualcun altro, è entrato pure Piotr Zielinski. Ancora niente Lindstrom, che avrei fatto entrare per provare magari a farlo sbloccare in una partita con tanti spazi in cui la testa è comunque abbastanza libera, ci avrei provato a farlo, ad inserirlo. Zielinski tra l'altro ha sfiorato pure il gol, ma chi è che oggi non ha sfiorato il gol? Penso tutti quanti, cioè Simeone è entrata, tirata va morto, Rachmani fa gol, veramente questa partita è successo l'impossibile, sembrava la classica partita di quest'anno in cui in realtà questa, cioè abbiamo approcciato la classica partita di quest'anno, no, perché abbiamo approcciato bene la partita. La cosa di quest'anno è che abbiamo approcciato bene la partita e abbiamo subito un gol, tra l'altro molto bello, un gol molto bello di Racine, ma ci ho ricordato come si chiama, dopo un errore di Ostigard e Meret. Ostigard che dà una brutta palla, Meret che rinvia malissimo, non è un errore di Meret quello, il gol del Sassuolo, dico, non è una papera assolutamente, perché un tiro, cioè ha fatto un tiro alla Toni Kroos, ha fatto un qualcosa di impressionante, bravo il Napoli a reagire. Ripeto, il fatto che contro ci fosse il Sassuolo, che è in una condizione psicofisica drammatica, tragicomica, che ha sbagliato tutto sotto ogni punto di vista, ha sicuramente aiutato. Però il Napoli non si è lasciato abbattere. Kvaratskhelia ha fatto due gol, uno più bello di un altro, uno ha fatto il classico gol suo, doppio passo, rientra e la mette dentro. L'altro di cattiveria, di sinistro, cioè di cattiveria e di tecnica, perché se la giusta in mezzo all'aria, in mezzo al casino, di sinistro, pom, la incatassa nel set, nel ferro, come si dice in gergo. Bello, bello. Andiamo a fanata. Cioè 7-1 è bello, 7-1 è... 6-1 è tennissimo, è bello, però 7-1 pure è bello. Dai, oh, andiamo a Bre, allarga. Perché di là? Non ti piaceva Mario? Non ti piaceva?
Vuole fare gol, Raspa. Voleva segnare pure Den Donker. Vuoi segnare Den Donker? Veramente pensi che il Sassuolo ritiravano dal campionato? Ma secondo me questo non dà neanche recupero. Non lo dà recupero. Tiene già il fischietto in bocca, mi sa. Ci sta che non dia recupero. Ci sta che non... O forse lo dà. Non capisco che tiene il fischietto in bocca. Non capisco. In ogni caso, ragazzi, un ottimo Napoli. Un ottimo Napoli. Si vede che c'è un allenatore molto, ma molto più preparato in panchina dei precedenti due. Dai, vai giù. Bello! Va bene, siamo belli. Ci passiamo la palla tra di noi, ci cerchiamo, ci aiutiamo, ci interscambiamo le posizioni, ci facciamo cose sensate, voglio in mezzo a questo campo e non ci posso credere. Chi se lo tra? È nostra. È finita, il Napoli vince 6-1 contro il Sassuolo, tripletta ancora una volta di Victor James Osimhen, doppietta di Kvisha Kvaratskhelia, gol di Amir Rahmani, segna Rašić invece per, che avevo detto, Rasin, come l'avevo chiamato, per il Sassuolo, una sconfitta veramente pesantissima, che in realtà poteva essere anche molto più pesante, perché il Napoli poteva segnare anche in più occasioni, e il loro gol, io penso che il loro gol abbia, quanto avrà prodotto? Probabilmente 0,001 XG, veramente un gol molto 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 bello. Una partita finalmente divertente da vedere, finalmente ho avuto piacere a guardare una partita del Napoli, finalmente mi sono sentito rappresentato da questi ragazzi che scendono in campo. Ripeto, si vede che in panchina c'è uno che sa il fatto suo, c'è uno che lavora con le proprie idee, c'è uno che ha fatto benissimo con la Slovacchia e che ha intenzione di fare molto bene in questo club a cui tiene tanto. In questo momento lo score di Calzona dice un pareggio contro il Barcellona, un pareggio all'ultimo secondo contro il Cagliari, in cui bisogna dire che sono stati principalmente i ragazzi a buttare quella partita, e una vittoria straripante contro il Sassuolo. Prove generali per la partita di domenica contro la Juventus, sperando che questa vittoria non sia arrivata troppo tardi e che magari si possa veramente pensare di risalire la china in classifica. Io oggi mi sono finalmente divertito a guardare una partita del Napoli. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico, teleclip, momenti iconici, momenti divertenti del canale, TikTok preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita, forza Napoli!